Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è un kit che noi abbiamo già preparato, quindi sul sito potete, volendo, acquistare già tutto il kit, che prevede una base di compensato, una bobina da 500 grammi di juta. Io in questo caso la borsa la vado a realizzare con l'aiuto con il filo di cinghia color rosa, ma qui potrete scegliere il colore del filato che preferite, quindi questa è poi la vostra scelta tra i colori disponibili. Ci occorrerà un pezzo di rete che vi daremo già tagliati della misura che occorre, un manico che montiamo noi già, quindi formato con queste perlone e che termina con due anelli a moschettone, da poi dover infilare nella borsa, vi faremo vedere come, e poi la fodera a sacchetto, in questo modo, realizzata artigianalmente, quindi a mano, interamente cucita e realizzata a mano con la stoffa di cotone, che per quelle meno brave di voi che magari non se la sentono di cucire o non hanno la macchina da cucire a casa, potete già acquistarla già fatta, quindi è un servizio ulteriore che forniamo. Altrimenti, per chi invece è capace e non ha bisogno appunto di comprare la fodera già fatta, può scegliersi sul sito le varie cose, quindi la base di legno, l'aiuta separatamente senza dover acquistare per forza il kit. Altrimenti, per questa borsa diamo appunto questa opzione. In descrizione vi lascio il link dove sul sito www.merceriamari.it potete trovare tutto quanto. Il tutto, non vi ho detto, scusate, che andiamo a lavorarlo con un uncinetto numero 4, quindi l'intera borsa è lavorata utilizzando l'uncinetto numero 4. Allora, per iniziare facciamo il cappio qui alla nostra juta, ci inseriamo in un foro del fondo, estraiamo il cappio, dopodiché passiamo nel foro a fianco, agganciamo il filo e andiamo a fare una sorta di catenella, vedete, in questo modo. Dopodiché passiamo nel foro ancora a fianco e di nuovo andiamo a fare questa catenella e così via. Vedete, in questo modo proseguiamo così per tutto il giro. Arrivati qui nell'ultimo foro, ho tolto l'uncinetto dalla catenella, sono andata a inserirmi qui nel primo che avevamo lavorato, aggancio questa asolina qui di lavorazione e la faccio uscire tramite questo primo punto che avevamo fatto, in modo da raccordarci, vedete? In questo modo abbiamo creato il raccordo. Adesso, sempre con l'uncinetto, dobbiamo andare a puntare nel foro più vicino, che in questo caso nel mio è questo qui, e andiamo a lavorare 3 maglie basse puntando all'interno di questo foro. Quindi 1, 2 e 3. Ci spostiamo nel foro a fianco e di nuovo andiamo a lavorare 3 maglie basse. Quindi 1, 2 e 3. Ci spostiamo in quello dopo e andiamo di nuovo a fare 1, 2 e 3 maglie basse e proseguiamo così per tutti i fori. Quindi di nuovo 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, e andiamo a lavorare 3 maglie basse per ogni foro per tutto il giro.
Nell'ultimo punto sono andata a lavorare 4 maglie anziché 3 perché ho contato che così ci qua dal motivo di punti che dopo andremo a fare. Dopodiché punto nel primo foro e mi unisco nel primo punto, cioè scusatemi, nel primo punto iniziale del giro e chiudo facendo una maglia bassissima. Da qui in poi iniziamo il primo giro di lavorazione dove vedremo il punto con cui andremo a lavorare tutta la nostra borsa. Quindi iniziamo facendo 3 catenelle. Dopodiché nel primo punto vado a lavorare 3 maglie alte, una, due e tre, quindi vedete che punto sempre nello stesso punto per lavorare tutte e 3 le maglie. Voilà, dopodiché salto 3 punti di base, quindi 1, 2, 3, punto nel quarto e vado a fare una maglia bassa. Voilà, adesso facciamo di nuovo 3 catenelle e nel punto a fianco di nuovo vado a lavorare 3 maglie alte. Una, due, e 3, vedete che punto sempre nello stesso nella stessa maglia per lavorare tutte e 3 le maglie alte. Fatto ciò saltiamo di nuovo 3 punti di base, quindi 1, 2 e 3, e nel quarto andiamo a fare una maglia bassa. Quindi questo è il modulo che si ripete per tutto il giro. Quindi adesso faremo di nuovo 3 catenelle. Nel punto a fianco andiamo a lavorare 3 maglie alte. Saltiamo 3 punti di base, nel quarto andiamo a fare una maglia bassa. Quindi vedete che questa è la sequenza di punti che dobbiamo ripeterla per tutto il giro. Quindi adesso di nuovo faremo 3 catenelle, poi 3 maglie alte nel primo punto, saltiamo 3 punti di base, nella quarta una maglia bassa. Questa è la sequenza che andiamo a ripetere per tutto il giro. Una volta arrivati qui al termine del giro andiamo a puntare nella seconda catenella, diciamo, del primo modulo che avevamo realizzato e andiamo a unirci facendo una maglia bassissima in modo da unire il giro e da non vedere i buchi. Fatto ciò facciamo di nuovo 3 catenelle. Ma questa volta voltiamo il lavoro e facciamo un giro di ritorno uguale a prima, ma lo lavoriamo dall'altro lato. Puntiamo nel primo punto e andiamo a lavorare le 3 maglie alte all'interno di questo punto. Saltiamo i 3 punti successivi, quindi 1, 2, 3, puntiamo nel quarto che corrisponde alla terza catenella che avevamo realizzato nel modulo di prima e ci uniamo facendo la maglia bassa. Vedete che se lo giriamo dal dritto abbiamo il motivo realizzato dall'altra parte, ok? Per questo stiamo facendo i giri di andata e ritorno, pur essendo una lavorazione circolare. Ok? Perché altrimenti questo punto non verrebbe. Adesso dobbiamo fare le 3 catenelle, proprio come prima, 1, 2 e 3. Quindi fatte adesso anche le 3 catenelle, diciamo, di inizio del nuovo modulo, dovete fare attenzione perché le maglie alte le dobbiamo andare a fare attraverso il punto esattamente sopra dove abbiamo fatto le catenelle. Quindi non vado qui, che è il punto a fianco, ma vado a farle attraverso questo punto, ok? Quindi fate attenzione a questo passaggio. Qui è dove dobbiamo andare a lavorare le 3 maglie alte.
Fatto ciò, saltiamo tutti i punti e andiamo ad unirci qui, ovvero sulla terza catenella del modulo precedente. E facciamo la maglia bassa. Vedete che così si è creato esattamente il motivo girato della parte opposta. Adesso che siamo di nuovo qui, facciamo le 3 catenelle e di nuovo iniziamo un nuovo modulo dove le maglie alte andremo a farle qui, che diciamo è attraverso la maglia alta che abbiamo nel giro precedente. Non è qui dove abbiamo la maglia bassa, ma è attraverso la stanghetta, diciamo, della maglia alta del giro precedente. Questo è importante. Fatte le 3 maglie, andiamo di nuovo ad unirci con una maglia bassa puntando qui sulla terza catenella del giro precedente e facciamo una maglia bassa. Voilà, ed ecco che abbiamo concluso un altro modulo e dobbiamo procedere in questo modo per tutto il giro. Guardate, sono arrivata al termine del giro e l'ultimo punto che sono andata a realizzare qui è una maglia bassa, come alla fine di ogni modulo che andiamo a ripetere. Oltre a questa maglia bassa, per completare il giro, vedete che qui resta questa V, per chiuderlo in modo che non resti questo scalino, dopo aver fatto la maglia bassa puntiamo qui nella catenella, nell'ultima catenella di questo modulo, e ci raccordiamo facendo ancora una maglia bassissima. In questo modo vedete che è sparito il dislivello e non resta questo vuoto aperto. Adesso, fatto ciò, facciamo di nuovo le 3 catenelle per iniziare un nuovo modulo di un nuovo giro, del terzo giro, e questa volta però ci giriamo di nuovo verso l'esterno, perché lavoriamo un giro verso l'esterno, un giro verso l'interno, per realizzare appunto questo punto particolare. Fatto ciò, riprendiamo a lavorare esattamente come prima, quindi le 3 maglie alte andremo a farle qui. Una, due e 3, e la maglia bassa andiamo a farla sulla terza catenella qui del modulo successivo. In questo modo vedete che abbiamo il ventaglio che va esattamente dall'altro lato. Prima avevamo il punto che andava di qua, adesso abbiamo il punto che punta dall'altro lato, ok? Uno verso sinistra e uno verso destra. Fatto ciò, adesso facciamo di nuovo le nostre 3 catenelle. Voilà, puntiamo qui attorno al punto, come abbiamo visto, e facciamo di nuovo le 3 maglie alte. Puntiamo adesso qui dove avevamo le catenelle, quindi saltiamo tutto il modulo sottostante e andiamo a fare una maglia bassa. Voilà, fatto ciò, vedete che il procedimento per lavorare è sempre lo stesso, quindi dobbiamo andare a ripetere questi moduli per tutto il giro. Terminato questo giro, volteremo il lavoro e faremo di nuovo il giro al contrario, poi di nuovo volteremo il lavoro e così via, fino ad aver ottenuto l'altezza desiderata del nostro corpo borsa. Allora, guardate, ho terminato la lavorazione del corpo borsa, ho in totale lavorato 12 giri di lavorazione e per un 18 cm in totale di altezza della mia borsa, e dopodiché adesso vi faccio vedere come andare a tagliare, cioè ad attaccare un pezzo di rete per irrigidire, perché la borsa di per sé non è molto morbida, la consistenza ce l'ha, vedete che infatti sta abbastanza in forma, però poi dopo andremo a metterci un manico, una fodera un po' consistenti, e ho paura che col peso e tutto non stia così perfetta come deve stare. Per questo vado ad attaccare una striscia di rete, quindi dovete tagliarvi che stia all'interno, vedete,
giù qui basso in modo che non si veda da non sporga fuori dalla lavorazione, e lunga tutta la circonferenza della nostra borsa. Adesso vi faccio vedere appunto come andarla a fissare. Per fare ciò io non uso l'aiuta perché si sfilaccia troppo, sarebbe troppo problematica. Ho preso un cordino che avevo avanzato, più o meno dello stesso rosa, che è lì e dovrebbe mascherarsi e non notarsi più di tanto. Allora, per attaccare la nostra vete prendiamo dunque il filo con l'ago. Ho fatto un bel nodone e sono andata ad attaccarmi qui in cima. Facciamo la parte prima attacchiamo la parte qui in alto e dopo andremo ad attaccare il fondo. Per fissarla passo in un quadratino, faccio passare l'ago cercando di stare sulle maglie col dietro in modo che il filo non sporga sul davanti, ed esco. Vedete che ho saltato un quadratino e esco in quello dopo. Non è necessario che passate per forza in tutti i quadratini, l'importante è che ci siano punti a sufficienza che tengano ferma la rete. Vedete, in questo modo. Adesso di nuovo punto in quello a fianco, cerco di prendere i punti qui dal dentro della borsa in modo da non sgusciare fuori. Vedete che ci passo orizzontalmente attraverso i punti e dopo mi infilo nel quadratino più vicino della rete in questo modo e tiro. Se andiamo a vedere sul davanti, vedete che non si nota nulla, non ci sono punti fuori posto. Quindi di nuovo ripetiamo il procedimento, quindi mi infilo nel fuori a fianco, passo qui attraverso le maglie e vado a fissare la rete. Vedete, questo è il risultato, e dobbiamo procedere in questo modo per tutto il giro fino a venirci a raccordare qui. Sono arrivata qui, ho terminato il giro. Adesso vedete che qui ho un sormonto di un quadretto, quindi mi inserisco nell'ultimo punto e poi mi inserisco qui così con l'inizio per raccordare e unire la rete. Poi se volete potete dargli anche qualche punto qui nella parte che è doppia, prendendo solo la rete per far sì che lei stia chiusa assieme. Vedete, in questo modo, così, ma giusto se volete, altrimenti non è necessario. Potete dopodiché chiudere in questo modo, stagliare il filo, prendere una nuova gugliata e andare a ripetere lo stesso procedimento andando a cucire ancora la rete. Vedete, fate pure dei punti lunghi, vedete che qui, ecco, io non è che sono passata in tutti i quadretti, e andiamo a fissare la rete ancora qui sul fondo della borsa nello stesso modo che abbiamo fatto per la cima, e vedete che lei ha già tutta un'altra rigidità e che si lascia meno andare. Quando è finito di attaccare la rete dobbiamo andare a prendere il nostro manico per inserirlo. Allora, per centrare, diciamo, e dove andare a mettere l'anello moschettone, io ho calcolato di andarlo a inserire in questi due, diciamo, archetti qua della lavorazione, contando che gli archetti rimanenti, quindi senza contare questi due, restano 2, 4, 6, 8 archetti da questo lato e 8 archetti dall'altro, quindi l'ho centrato in questo modo. Adesso vado a prendere il mio manico, qui c'è l'anello moschettone che semplicemente va aperto e inserito all'interno del punto. Vedete, è semplicissimo, proprio veramente semplicissimo. L'anello moschettone si apre, ha questa apertura, vedete, che vado a infilare in questo archetto e voilà, ho realizzato e inserito il manico. Ok, adesso altra cosa, dobbiamo andare a prendere la nostra fodera a sacchetto, la andiamo a inserire all'interno della borsa,
Quindi lei sporgerà fuori in questo modo e adesso vi faccio vedere come andarla a fissare e a cucire alla lavorazione in modo che la fodera sia attaccata e non volante. Per far ciò dobbiamo andare a prendere un ago con un filo. Io utilizzo un filo di poliestere della Gutermann, quello più spesso, ovvero il 30 metri, che è più spesso e resistente rispetto al 100 metri, è quello più grosso. Quindi vado a cucire utilizzando questo filato. Ho preso dunque un ago spuntato per non farmi male, poi un ago che avete a casa tranquillamente, facciamo un nodino al fondo e prendiamo una gugliata di filo e adesso vi faccio vedere come cucire la fodera. Allora, per cucire vado, la stoffa è doppia, cerchiamo di andare a prendere solo il primo strato di stoffa e non l'intera, per far sì che all'interno della nostra fodera dopo non si vedano i punti, ok? Quindi cerchiamo con l'ago di inserirci solo all'interno del primo strato di stoffa. Allora, mi inserisco all'interno come prima cosa per far stare il nodo all'interno, dopodiché cerchiamo di inserirci solo attraverso il primo strato di stoffa. In questo modo vedete che l'ago non passa all'interno perché non si vedano poi i punti, quindi cerchiamo di nasconderli prendendo solo il primo strato di stoffa. Dopodiché quindi ci inseriamo nella parte lavorata all'uncinetto e tiriamo, ci inseriamo di nuovo di qui, puntiamo nella stoffa, ovvero nel primo strato, e usciamo di fianco. Di nuovo puntiamo qui nella parte lavorata all'uncinetto, torniamo indietro puntando nel primo strato di stoffa e di nuovo puntiamo qui nella parte lavorata all'uncinetto, usciamo, di nuovo prendiamo il primo strato di stoffa. Vedete che per prendere il primo strato di stoffa esco in questo modo un pochettino trasversale e dopo ripunto qua nella parte di juta del nostro corpo borsa e tiriamo di nuovo, puntiamo qui trasversalmente nella stoffa e usciamo. E in questo modo, facendo questi punti, vedete che stiamo andando a fissare la fodera, il nostro sacchetto, al corpo porta perché non si muova, e dobbiamo procedere in questo modo per attaccarlo tutto, ok? In questo modo abbiamo innanzitutto una fodera che fa motivo e che impreziosisce e fa parte proprio della composizione della borsa, non è solo una fodera per coprire l'interno, per impreziosire la borsa, è proprio parte stessa della borsa che gli fa anche da chiusura, perché qui abbiamo il cordino che si allenta o si stringe proprio per permetterci di usufruire della nostra borsa. Quindi abbiamo una fodera che fa da chiusura e poi dopo ci maschera la rete, appunto, come tutte le fodere servono a impreziosire le borse, a rifinire le borse. Quindi proseguiamo attaccando in questo modo il nostro sacchetto. Guardate, ho terminato di cucire la sacca e questo è il risultato, quindi con il manico perlone, poi qui sono andata a mettere una delle nostre targhette personalizzate e questo è il risultato con la sacca attaccata e tutto. Sono veramente molto soddisfatta, il risultato è proprio quello che mi aspettavo, quindi sono veramente contenta, spero che piaccia anche a voi. Fatemelo sapere nei commenti se provate a realizzarla, aspetto le foto sul gruppo di Facebook Mari e le amiche uncinettine, se volete aiutare a crescere il nostro community iscrivetevi al canale. Io vi mando un bacione e poi, volendo ovviamente, questo non ve l'ho detto prima, se qualcuno vuole il manico più lungo, quindi gli anelli a moschettone, può inserire anche un'altra colla di catena ad esempio, ok? Si può allungare e si può personalizzare ancora come uno desidera, però questo, diciamo, è il risultato finale. Spero che vi piaccia, ripeto, un bacione, ciao!